Si è svolto presso la ASL di Teramo l'incontro fortemente voluto dal consigliere regionale nonché ex assessore alla sanità Silvio Paolucci, appuntamento che si inserisce nel fitto calendario di visite ispettive che il capogruppo del PD sta portando avanti a livello regionale. Presenti all'incontro anche i consiglieri regionali Pepe e Mariani. L'obiettivo della visita è stato quello di verificare l'iter per la realizzazione del nuovo ospedale e dei relativi provvedimenti di finanziamento dell'opera. A distanza di 4 anni dalla concessione di un importante finanziamento, tutto è fermo e quindi abbiamo voluto constatare, rilevare, accertarci e acquisire quelli che sono atti e provvedimenti nel caso manchevoli oppure quelli che appunto c'erano. E abbiamo ovviamente potuto scoprire che in realtà il tema è tutto legato alla programmazione e alle carenze di questa giunta lenta, ovviamente del presidente Marsiglio e della Verì, che sulla questione dell'ospedale di Teramo non parlano un linguaggio chiaro e non fanno scelte coraggiose. Cosa si vuol fare e con quali coperture? Sulla questione dei fondi, questo è anche un lavoro che avete portato avanti voi quando eravate assessore alla sanità. Assolutamente sì, e ci sono ormai 500 milioni di euro fermi che riguardano un parco di possibili investimenti in tutta la regione Abruzzo. Per quanto riguarda l'ospedale di Teramo, ottenemmo gli 82 milioni, circa 81 e mezzo per la questione legata al sisma, ci sono le ulteriori risorse dell'articolo 20, ma il problema è uno: come reperire l'altra parte e soprattutto scegliere cosa fare di questo ospedale. E lo deve dire la regione. Deve dire qual è il programma e la rete ospedaliera, perché solo con la rete ospedaliera approvata possono essere utilizzati questi fermi, questi soldi che sono fermi. La verità e la realtà è che da quando è arrivato Marsiglio non si è fatto un solo atto di programmazione, solo propaganda, e ogni qualvolta ci è stato detto c'è il Covid, quindi, come a dire, nonostante ci siano oltre 500 milioni di euro da utilizzare, non si possono spendere per il Covid, che mi sembra una scusa che non tiene. Voi oggi avete incontrato i vertici dell'azienda sanitaria, una questione che tiene banco in città è la location, vi hanno detto qualcosa su questo fronte? Hanno analizzato e fatto degli studi di fattibilità sulla scorta delle indicazioni delle 5 ipotesi costruite dall'amministrazione comunale, ipotizzate dall'amministrazione comunale. Il problema è tutto qui. Il comune a guida d'Alberto fa le delibere, la giunta a guida Marsiglio non fa neanche una delibera. Questo è il problema dell'ospedale di Teramo.